viaggio attraverso il mondo latino. Ovviamente siamo in compagnia di due personaggi del mondo latino molto importanti, Mario ed Emanuela Emi, ovviamente banda loca, una banda loca all'interno del MoMA da circa 10 anni. Siamo qui solo ospiti di questa serata fantastica, particolarmente ideata per i principianti, con tariffe veramente molto accessibili e con un'organizzazione impeccabile. Alla fine anche con lezioni di salsa portoricana. Sì, in preserata facciamo una lezione, un studio salsa, un'oretta di pratica assistita di salsa portoricana da tantissimi anni, sembra piacere tantissimo. A questo punto non resta che fare un invito tutto al femminile dalla nostra Emi per invitare le persone a venire qui al MoMA. Tutto al femminile, anche perché entro le ore 23 l'ingresso è gratuito alle donne. Ragazzi, provare per credere. Sei che non è un Ovviamente siamo in compagnia di DJ Lomitos, uno che di latino se ne intende parecchio. Americano, latinoamericano. Latinoamericano, perdono. Ho fatto l'istituto tecnico, quindi il latino non lo conosco. Allora, raccontaci del MoMA. Bellissimo locale, che dire, io sono qua da qualche anno, sono contentissimo, soddisfatto, ringrazio gli amici che mi hanno voluto qua, locale di punta. Se dovessi raccontare il venerdì con poche parole, cosa diresti? Tanta musica latina, tutti i generi, merengue, salsa, bachata, di tutto, cia cia cia, si balla tutto, cubana, portoricana, accontentiamo tutti. Simone, l'insegnante di scuola di ballo. Io insegno balli caraibici, quindi merengue, salsa e bachata. Al MoMA veniamo da ormai 3-4 anni e ci siamo sempre trovati bene. Abbiamo anche il divanetto e ci divertiamo comunque all'insegna del ballo, ci divertiamo insomma.